La musica ha sempre fatto parte della mia vita, sin da piccolina ho iniziato con la danza per un sogno di mia madre che mi vedeva come ballerina. Però il primo incontro vero e proprio con il canto è stato grazie a un'esperienza parrocchiale e lì mi sono cimentata con il canto ed è nata la passione per questa arte. È sempre lì, grazie a quell'esperienza del gruppo dove c'era Tonio, mi è stata fatta questa proposta di entrare nei Terra Ross. Sono Anna Rita Di Leo, ho 34 anni e sono una cantante. Tarantella del Gargano e Pizzicarella sono stati i brani che mi hanno, diciamo così, fatto entrare nei Terra Ross, ma sono anche i brani che mi ricollegano ovviamente al ricordo di mio padre. Lasciano per me un segno, una strada, come se fosse tutto scritto. E quindi devo a lui, ringrazio lui e lo porto sempre con me come proprio figura presente e costante nella musica e nella vita. Entrata nei Terra Ross le cose sono andate sin da subito benissimo, mi sono sentita accolta in famiglia. L'unica sfortuna è stata quella del fisarmonicista, se ne sono susseguiti diversi fino a quando abbiamo proposto Vito Gentile come fisarmonicista per il gruppo.